Salve a tutti youtubers, eccoci qua ritornati in un nuovo video di astronomia, ma questa volta non andremo a trattare un argomento di astronomia quotidiano in generale come al solito, ma bensì un argomento veramente molto interessante, molto delicato, molto particolare, un argomento del momento possiamo definirlo così, perché anche se non siete appassionati di astronomia, questa notizia è andata a finire su un giornale pubblico come la Repubblica, dove appunto si parlava dei nuovi indizi a riguardo del pianeta X, del pianeta 9/10 o comunque del pianeta Nibiru. Alt, prima di lasciare dislike o commentare dicendomi che non può essere chiamato pianeta Nibiru o in un altro modo, lasciate che mi spieghi. Prima di tutto dobbiamo capire che questa non è una scoperta, perché questo pianeta non è stato effettivamente confermato dalla comunità scientifica che esiste, perché per ora abbiamo solo dei calcoli che ora come ora stanno diventando sempre più determinati, sempre più accurati, però noi dobbiamo riuscire a vederlo, a dimostrarlo praticamente che questo pianeta esiste. E ora come ora non lo abbiamo ancora fatto, abbiamo solo dei calcoli, quindi non è una scoperta vera e propria, sono solo dei dati, sono solo degli indizi a riguardo di questo corpo celeste. Quindi non consideratelo una scoperta, ma solo appunto nuovi dati, nuovi calcoli a riguardo di questo corpo celeste. Poi passiamo ai nomi. Pianeta X, perché può essere chiamato pianeta X? X nella matematica sta per incognita, di conseguenza, siccome noi non abbiamo ancora dimostrato che questo pianeta esiste, ma abbiamo solo dei calcoli che ora come ora sono teorici, finché non lo dimostriamo sono solo ipotesi, non possiamo appunto definirlo un pianeta 9, quindi il nono pianeta del nostro sistema solare. Quindi può essere chiamato pianeta X, perché per ora, ora come ora, è ancora un'incognita. Poi X nei numeri romani sta per 10. Per chi non lo sapesse, nel 2006 è stato scoperto Eris, un altro oggetto simile a Plutone per dimensioni, e di conseguenza anche lui doveva essere appunto tenuto nella categoria dei pianeti, quindi doveva essere il nostro decimo pianeta del nostro sistema solare. Però a quanto pare nel 2006 hanno creato una nuova categoria chiamata pianeti nani, e di conseguenza questo pianeta nuovo scoperto nel 2006 insieme a Plutone e insieme ad altri oggetti già conosciuti minori, comunque da queste dimensioni qua, sono stati inseriti in questa categoria. Quindi dal 2006 fino ad oggi noi abbiamo 8 pianeti nel nostro sistema solare e non 9, che Plutone fino al 2006 era il nono pianeta del nostro sistema solare. E siccome questa idea appunto di questo pianeta X è nata all'inizio appunto del XIX secolo, appunto era chiamato decimo pianeta appunto ipotetico, che non si poteva ancora dimostrare, però si pensava che ci fosse. Quindi può essere chiamato pianeta X e allo stesso tempo può essere chiamato pianeta 9, e pianeta 10 si poteva chiamare finché c'era Plutone. Ora Plutone non è più un pianeta, di conseguenza non può essere chiamato più il decimo pianeta. Quindi queste due parentesi, questi due nomi sono stati risolti, possono essere attribuiti a questo corpo celeste. Passiamo appunto a Nibiru. Cos'è Nibiru? Cos'è effettivamente questo nome? Andiamo un po' ad analizzare e a vedere, perché insomma, lo possiamo definire Nibiru questo pianeta X o questo pianeta 9? Perché Nibiru, diciamo, è un ipotetico pianeta descritto sulla base di una personale interpretazione delle scritture babilonesi parasumeriche dallo scrittore che vedete qui, appunto il suo nome è scritto vicino alla mia ripresa webcam, perché è un nome che sinceramente non saprei pronunciare, quindi mi limito solo a dire lo scrittore e voi potrete vedere il nome che appunto si addice a questo scrittore del quale non so la pronuncia. Comunque, questo scrittore, appunto, sulla base di una personale interpretazione, ha pensato che questo pianeta fosse sconosciuto e un pianeta diverso da tutti gli altri. Poi, nella sua logica, ha attribuito a questo pianeta, a questo Nibiru, sempre un altro pianeta che si chiama Tiamat, o comunque vi lascio il nome sotto, appunto, al nome dello scrittore.
Questo ultimo pianeta era un pianeta appunto fiorente con giungle, oceani, ma che a un certo punto la sua orbita è stata appunto disturbata e distrutta da un grande pianeta e da una piccola stella. E la sua nuova orbita, data appunto da questa perturbazione, lo avrebbe portato a scontrarsi con Nibiru, quindi con questo pianeta. E di conseguenza, da questa collisione sarebbe nata la Terra, la Luna e la fascia principale degli asteroidi, che ora come ora sappiamo che si trova tra l'orbita di Marte e Giove. Poi, questa diciamo era un piccolo riassunto di quello che è Nibiru e da come è nata questa idea. Poi nel 2012 noi sappiamo che ci sono state molte voci della fine del mondo, cos'era il 24 dicembre, no? Che doveva finire il mondo. E questa appunto idea era stata messa su dai Maya, no? Lo sapevamo tutti che non sarebbe finito il mondo, però si pensava che dovesse arrivare un pianeta chiamato Pianeta X, Pianeta Nibiru o Wormwood, appunto a collidere con il nostro pianeta e quindi distruggerci tutti. Ovviamente queste ipotesi, queste voci non sono mai state confermate dalla comunità scientifica, quindi alla fine sapevamo che erano appunto bufale come tante, ovvero anche come quella che è stata dell'asteroide del settembre 2015. Insomma, ogni anno ne escono sempre di nuove di queste bufale, però insomma ormai siamo abituati a sentirne sempre di nuove, anzi ci viene anche un po' da ridere. Ad alcune persone no, purtroppo, che ci credono ancora, però vabbè, magari non sono abbastanza istruite o magari non hanno il cervello per capire che finché non ci sono basi solide al riguardo, non sono solo voci, sono solo bufale, ma ormai ne abbiamo sentite fin troppe e per quelli che sanno che non è vero, insomma, ci fanno due risate sopra. Comunque, queste appunto teorie, ritorniamo a Nibiru perché è il nostro argomento caldo del video, questa ideologia di questo scrittore che vedete sempre il nome è stata smentita dalla comunità scientifica perché effettivamente questo pianeta non esiste, non esiste, però la comunità scientifica ha attribuito questo pianeta, questo nome di questo scrittore al pianeta X, ovvero al pianeta che appunto molti astronomi all'inizio del XIX secolo credevano che esistesse, perché se lo sappiamo, Nettuno è stato scoperto grazie a dei calcoli, non è stato scoperto appunto osservando il cielo, perché appunto si erano notate delle discrepanze nell'orbita di Urano e di conseguenza si ipotizzava un pianeta al di là, un pianeta più lontano, che appunto perturbasse l'orbita, in questo caso di Urano. Poi successivamente i calcoli di Leverrier hanno portato appunto a Nettuno, l'abbiamo scoperto, eccetera, eccetera. E siccome ci erano delle discrepanze anche nell'orbita di Nettuno, si ipotizzava che ci fosse un pianeta ancora al di là più grande che potesse appunto influire sull'orbita di Nettuno. E quindi è da qua che viene appunto il pianeta X, che viene pianeta Nibiru, pianeta 9, pianeta 10, insomma, come lo vogliamo chiamare. È da lì che viene. Poi però si è notato che queste discrepanze nell'orbita di Nettuno non c'erano, che sono state false, e di conseguenza non c'è più stata appunto l'idea del pianeta X. Però ora siamo di nuovo ritornati a parlare di questo pianeta, insomma, di questo ipotetico corpo celeste che si troverebbe al di là di Plutone. E come vi avevo fatto vedere appunto nel video che è uscito 2 giorni fa a riguardo appunto del pianeta X, che era il mio primo video che portava a riguardo di questa notizia, questo pianeta ci impiegherebbe 15.000 anni a compiere un'orbita intorno al Sole completa contro i 165 anni di Plutone, quindi insomma anche la distanza ci spiegherebbe molto, appunto. Siccome noi non riusciamo a vedere la fascia di Kuiper con i nostri telescopi, né con quelli terrestri né con Hubble e con i telescopi spaziali, non riusciamo a vedere quella zona direttamente. Non possiamo vedere questo pianeta, non possiamo, perché comunque si trova bene dentro la fascia di Kuiper, se non magari nella nube di Oort. Quindi non lo possiamo vedere ed è veramente difficile. O magari, appunto, come avevo detto nel video, non mi ricordo se l'avevo detto, o comunque gli studi dicono che magari è stato fotografato, ma appare come una stellina e di conseguenza non l'abbiamo ancora, tra virgolette, individuato e detto: ah, guarda, questo puntino qui è il pianeta X. Quindi,
alla fine di questa parlata, di questa chiacchierata che vi ho fatto, che ci tenevo a farlo perché comunque ritengo sia giusto un attimo chiarire questo argomento, questo pianeta, ipotetico pianeta, questo ipotetico corpo celeste che si troverebbe oltre l'orbita di Plutone, quindi nella fascia di Kuiper o addirittura nella nube di Oort, non si sa, insomma, per ora non è stato appunto individuato, non è stato visto. Abbiamo i calcoli, sono calcoli più accurati rispetto a tanti anni fa, quindi insomma non è stato scoperto, non possiamo definirlo una scoperta, ma soprattutto può essere chiamato Nibiru, pianeta X, pianeta 9, pianeta 10, non più perché ovviamente Plutone non fa più parte appunto dei pianeti, quindi siccome ne abbiamo 8 può essere definito, può essere chiamato appunto pianeta 9. Però vi ho anche spiegato che poteva chiamarsi pianeta 10 perché questa idea di questo pianeta, appunto ipotetico, appunto è nata nel XIX secolo, e molti astronomi lo pensavano dopo la scoperta di Nettuno. Quindi, insomma, per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, spero che questa notizia, questo argomento, questa chiacchierata amichevole vi sia piaciuta, spero che vi sia servita anche. Come al solito vi invito a passare dalla pagina Facebook Astronomy Space, che è gestita unicamente da me, dove io pubblico appunto le notizie che porto qui sul mio canale, ci condivido i video, ci scrivo anche cose personali magari sulle uscite dei video, insomma, se volete seguirmi lì, insomma, mi fa molto piacere. Vi do appuntamento con nuovi video nei prossimi giorni, sperando che escano notizie altrettanto interessanti e altrettanto intriganti come lo è stata questa. Se non avete visto il video di oggi, che è uscito stamattina appunto, a riguardo delle nuove notizie sul Lander Philae, quindi sulla missione Rosetta, insomma andatevelo a vedere perché ci sono notizie piuttosto, insomma, così. E niente, quindi per questo video è tutto. Io spero di essere stato chiaro, mettete mi piace al video se volete, sciabelli!